Siamo. Buongiorno a tutti. Mio il compito oggi di portare il saluto del Presidente dell'Ordine Roberto Carlo Rossi e quello di tutto il Consiglio. Mi presento per chi non mi conosce, sono Luciana Bovone, da tempo mi occupo insieme all'Ordine dei Medici dell'aggiornamento. Penso che l'evento di oggi sia di alto pregio, dati i nomi dei relatori che lo animeranno. L'argomento è affascinante, davvero affascinante, oltre che attuale, e il numero altissimo delle iscrizioni conferma la nostra, direi, calda accoglienza a questi colleghi del San Raffaele. Vi ringrazio dunque per aver accettato, ringrazio anche, mi sembra giusto, il dottor Carrieri che ha fatto in questo caso da gancio per l'attuazione e come sempre ringrazio le ragazze del team aggiornamento dell'ordine e la regia che hanno puntualmente lavorato e ancora oggi sono in presenza importante dietro le quinte. Chiedo appunto alla regia di inserire la diapositiva. Grazie mille, grazie mille. Ecco, leggiamolo insieme. Questo per ottenere i crediti. Naturalmente va seguito per intero il webinar. Poi ci si potrà rivolgere alla piattaforma SEPE, che ormai tutti credo conosciate, e a partire dalle 18 di quest'oggi fino a martedì prossimo, ore 24, si potrà procedere a compilare il questionario. Questionario, registrarsi. Se non siete ancora registrati alla piattaforma SEPE, lo dovete fare apposta per poter rispondere al questionario. Se l'avete fatto in altre occasioni, questo non sarà dovuto. Naturalmente, dopo il questionario seguirà il solito questionario secondo di gradimento e potrete immediatamente scaricare gli attestati. Direi che non c'è nient'altro da dire, non voglio far perdere tempo perché voglio che lo spazio sia dedicato alle domande. Passerei quindi la parola al professor Massimo Clementi che modererà questo evento e naturalmente non prima di augurare a tutti buon lavoro. Buona mattina, grazie. Tocca a lei. Prego, Buongiorno. professore, prego, a lei il Buongiorno e compito. grazie. Ringrazio l'Ordine dei Medici, ringrazio anche il dottor Rossi che oggi non c'è, ma che ho conosciuto in passato più volte e sempre molto attento alle possibilità di aggiornamento. E entriamo nell'ambito del tema di oggi. Direi che non poteva essere più centrale perché entriamo nei misteri patogenetici di questa infezione. L'immunità naturale sappiamo quanto è importante per difenderci da infezioni da agenti respiratori, ma in questo caso anche per evolvere a volte, talvolta, in maniera non positiva per l'ospite e poi per gli aspetti di diagnosi. In questa infezione abbiamo avuto la possibilità di disporre molto rapidamente di tecniche diagnostiche valide e solide e questo ci ha aiutato moltissimo. Pensate alle situazioni in cui non abbiamo avuto per lungo tempo, pensate anche solo all'epatite C, quando veniva chiamata epatite ad escludendum, epatite non A, non B. Era quello un momento in cui i soggetti infettati non si potevano riconoscere, non potevano essere identificati e non potevano essere curati, ma ancora di più non poteva essere in qualche modo limitata l'infezione. Qui abbiamo potuto farlo. E pur nella difficoltà di affrontare un'infezione a trasmissione respiratoria, la diagnostica, sia sierologica sia diretta molecolare, ci ha aiutato moltissimo. Quindi io è anche con molto interesse che passo la parola al primo relatore, che è la professoressa Bonini,
è una scienziata internazionale di grandissima fama e che ci parlerà proprio degli aspetti legati alla immunità naturale contro l'infezione da SARS-CoV-2. Chiara, prego. Grazie, grazie mille professor Clementi per questa introduzione generosa e ringrazio gli organizzatori per avermi coinvolto. Ora proverò a condividere il mio schermo. Ringrazio in particolare il professor Clementi per aver iniziato a parlare di misteri, perché di questo in parte parleremo oggi, no? Il titolo della mia presentazione è Meccanismi immunitari nella infezione da SARS-CoV-2. Il mondo intero e la comunità scientifica si sta muovendo, sta facendo passi da gigante nel capire come funziona questo virus, come funziona questa infezione, ma ovviamente la storia è ancora breve, quindi di domande aperte ce ne sono molte. Allora, inizierò con un'immagine alla quale siamo tutti abituati e che vediamo. Siamo tutti abituati non solo noi medici, ma noi cittadini del mondo, i numeri di questa pandemia, ed è un'immagine che ci dice che siamo ancora in prima linea nei confronti di questa infezione, di questa pandemia. Dall'altro lato, bisogna sempre che ci guardiamo le spalle, che guardiamo alla storia. Questa non è certo la prima pandemia che l'umanità si ritrova ad affrontare. Forse la prima che ci è arrivata, perché è stata scritta, è la piaga di Atene, dal 430 prima di Cristo a oggi ne abbiamo già visto. Sicuramente oggi abbiamo strumenti nuovi, eccezionali. La rapidità con cui sono stati sviluppati i vaccini è incredibile, è veramente dimostrazione di una comunità impegnata e capace, e anche capace di lavorare insieme. Allora, entriamo nel merito di SARS-CoV-2, del virus che causa l'infezione e che causa la malattia Covid-19. È un beta coronavirus con un genoma a RNA, single sense positivo, ha diverse, il genoma codifica per diverse proteine. Quattro sono proteine strutturali: la spike, che è il recettore che il virus utilizza per entrare nelle cellule, la proteina dell'envelope, la proteina di membrana e la N, quella del nucleo. In aggiunta a queste proteine strutturali ci sono altre 16 proteine non strutturali. Queste, da un punto di vista immunologico, rappresentano tutte potenziali antigeni, potenziali target per la risposta immunitaria naturale e anche per quella che vogliamo in qualche modo. Importante notare come l'ingresso del virus in funzione della cellula sia legata all'incontro tra la spike e il recettore ACE2 sulle cellule madri. Quindi come questo target sia un target più che mai rilevante come target terapeutico per cercare di bloccare l'infezione. SARS-CoV-2 non è il primo coronavirus che incontriamo, ce ne sono molti, molti dei quali convivono con noi da migliaia di anni, rappresentano e causano il 15% dei comuni raffreddori nei temperati, quindi li conosciamo da molto. Molti sono zoonosi, derivano da agenti infettivi propri di diversi animali e con spesso ospiti intermediari che in parte conosciamo. Negli ultimi 20 anni ne abbiamo incontrati tre nuovi, quello della SARS 2002-2004, della MERS e adesso quest'ultimo, quindi il primo, ha dato origine a una vera e propria pandemia. Si tratta quindi di un agente infettivo nuovo, no? Affrontiamo l'emergenza di una nuova malattia e abbiamo imparato a valutare, a studiare i nuovi agenti
andando a studiare quelle tre variabili che ne determinano la infettività, la gravità della malattia, ne determinano poi tutte le caratteristiche cliniche, che sono variabili legate all'agente stesso, studiamo questo virus, ma anche all'ospite, e ci sono tante variabilità individuali, per esempio, in parte legate alla fattori demografici, per esempio, fattori occupazionali, ma in parte legati proprio alla genetica, e che possono determinare una suscettibilità maggiore o minore a un determinato organismo. E aspetti ambientali sicuramente importanti, a partire dalla esposizione, per esempio, ad alcuni tipi di animali, alle condizioni igienico-sanitarie di chi vive in un determinato paese. Ora, quello che vi faccio notare io, e con questo entriamo un po' nel merito dell'argomento dell'immunità, è come in qualche modo tutti questi aspetti abbiano anche almeno un fattore legato al sistema immunitario. Per esempio, studiando la genetica dei pazienti con Covid-19 di tipo severo piuttosto che di tipo sintomatico, abbiamo visto come mutazioni germinali, loss of function, di alcuni geni, di AL3, ARF7, ARF9, che sono geni importanti per il sistema immunitario, si associano a determinati andamenti cliniche. Dall'altro lato ACE2 e i corecettori, le altre molecole necessarie per l'infezione stessa, tendono ad aumentare in espressione nelle cellule con l'età, e questo in qualche modo può spiegare anche gli andamenti diversi a seconda dell'età. E infine ci sono comunque già segnati in questo cartoon rappresentativo tutti quegli aspetti sia della gente che dell'ospite legati al sistema immunitario. Possiamo in qualche modo dire che ogni virus che è in grado di causare malattia nell'uomo deve avere almeno un trucchetto per eludere il sistema immunitario, e questo è sicuramente il caso anche di SARS-CoV-2. Allora, proviamo a vedere qual è una risposta immunitaria nei confronti di un antigene virale, di una infezione virale, la risposta perfetta, quella che vediamo quando tutto va bene. È una risposta fatta di diversi attori cellulari e molecolari dell'immunità innata. Questi sono i primi, la curva verde, i primi ad attivarsi. Si tratta di una immunità che ha lo scopo, che non è specifica, ha lo scopo di restringere, contenere la replicazione virale nelle cellule infettate, creare uno stato infiammatorio e antivirale locale e attivare la risposta adattativa, la seconda, fatta da linfociti B produttori di anticorpi e linfociti T. Questa è una risposta molto importante perché specifica. Proprio perché specifica è più lenta, va aiutata dall'immunità innata e ha potenzialmente la possibilità di essere molto duratura. Ora, questo è quello che noi vorremmo vedere, ma non è quello che vediamo nella maggior parte dei casi di SARS-CoV-2. Le prime osservazioni fatte proprio sui primi pazienti, anche sui casi descritti a Wuhan, già ci hanno identificato alcune alterazioni della risposta immune come alterazioni importanti associate ad un andamento negativo, ad un andamento grave della malattia. E fra queste menzioniamo la linfocitopenia, quindi un basso numero di linfociti T e B nel sangue periferico, che si associa con un'elevata mortalità nei pazienti. La seconda, apparentemente quasi contraddittoria rispetto alla prima, in realtà non lo è quello che veniva definito, che in parte viene ancora definito, il cytokine storm, ovvero un aumento di quelle citochine, di quelle molecole che sono i mediatori molecolari della risposta immunitaria innata. Tendono ad accumularsi, e ad accumularsi in modo incontrollato a un punto per cui diventano dannose, nascono per contenere, nascono per risvegliare il sistema immunitario, ma se si accumulano troppo diventano dannose e si associano ad andamento grave della malattia. Cosa sappiamo oggi? Oggi sappiamo tante cose nuove che in queste prime osservazioni non erano ancora evidenti.
Sappiamo che, come sempre, la risposta dell'organismo, la risposta immunitaria, inizia al momento dell'infezione. L'infezione è un'infezione dell'apparato nasofaringeo e può arrivare in alcuni casi fino agli alveoli, nei casi più gravi. Troviamo l'RNA in alcune cellule specifiche di questo intero apparato. Arriviamo agli alveoli trovando l'RNA nel liquido, nel BAL, nelle forme severe e tendenzialmente non in quelle mild. Cosa succede quando il virus infetta la cellula? Andiamo a zoomare su queste cellule e troviamo il recettore, la proteina spike, che troverà ACE e il complesso di molecole che permettono l'entrata del virus. Il virus sarà sentito dalla cellula subito, sarà una risposta locale, immediata, legata alla capacità dell'organismo di sentire in modo elementi comuni fra tanti agenti patogeni, come ad esempio la presenza di questo RNA, di questo genere. Questo incontro, questo nostro sentire, mediato in gran parte da Toll like receptor, Toll like receptor 3, 7, 8, indurrà una cascata di eventi intracellulari nei quali incontriamo IRF7, per esempio. Vi nomino il Toll like receptor e IRF7 perché li ho già nominati prima come potenziali geni mutati in soggetti sani, ma che poi, se si infettano con SARS-CoV-2, hanno un andamento più grave. Questi porteranno a un cambiamento del profilo trascrizionale delle cellule. Le cellule si metteranno a produrre agenti antinfettivi, agenti come gli interferoni di tipo 1 e di tipo 3, e questi agiranno, questi fattori verranno secreti, agiranno non solo sulle cellule infettate, ma anche sulle cellule non infettate, quindi amplificando la risposta e generando l'attivazione, la trascrizione di geni che sono proprio i geni di risposta all'interno. Abbiamo già in questo primo passaggio, dove non abbiamo ancora parlato delle cellule del sistema immunitario, abbiamo tutta una serie di eventi che possono essere più o meno avvenire in modo più o meno sincrono, più o meno veloce e più o meno importante in intensità, e la cui variabilità nel tempo e nell'entità in realtà correla proprio con l'andamento clinico. Ci sono in aggiunta a questo almeno 10 di quei 20 geni, di quelle 20 proteine che sono parte del virus e che sono state identificate come capaci di agire in modo inibitorio, le vedete qui segnate in rosso, nei confronti di qualcuno di questi step di attivazione. Quindi vediamo come già il momento dell'infezione è un momento in cui molto si gioca dell'andamento clinico di questa malattia. Questa prima risposta è una risposta che risveglia l'intera immunità innata, risveglia quindi quelle cellule che sappiamo essere la prima difesa dell'organismo nei confronti di agenti patogeni. Quindi parliamo di monociti, cellule NK, macrofagi, monociti, cellule dendritiche, neutrofili. E li troviamo nei pazienti e li troviamo muoversi in modo diverso a seconda dei casi di infezione che danno una malattia mild, una malattia lieve, piuttosto che severa. E che cosa abbiamo visto? Abbiamo visto in sede locale, quindi nasofaringe e polmone, abbiamo visto la presenza di attivazione di cellule NK e neutrofili, cellule attivate dell'immunità innata, esattamente come ci aspettiamo in infezione, nelle forme mild. Mentre nelle forme severe questo accumulo di cellule è maggiore, arriva più in profondità nel polmone ed è accompagnato anche da alterazioni funzionali. Le cellule viola sono un po' quelle disfunzionali in questa slide. Abbiamo macrofagi regolatori con attività profibrotica nei polmoni, abbiamo neutrofili che tendono a fare nettosi, cioè tendono a fare delle reti. Li troviamo accumularsi ancora di più a livello sistemico nel sangue e sempre di più nelle forme più gravi e più persistenti di Covid.
Queste sono reti che intrappolano e interagiscono in qualche modo con il network della coagulazione, quindi tendono a facilitare gli eventi tromboembolici che vediamo in alcuni casi di fuori. Abbiamo neutrofili esauriti e neutrofili immaturi, segno di mielopoiesi d'emergenza, fino ad arrivare ad avere un accumulo veramente di cellule dell'immunità innata, tutte in qualche modo incapaci di funzionare, quella che si chiama immune paralysis, che hanno chiamato anche viral sepsis, perché assomiglia a quello che si vede in alcuni casi di flessi. Quindi vedete come anche prima ancora di aver risvegliato un'immunità adattativa, quindi linfociti T specifici, linfociti B specifici, anche le cellule dell'immunità innata vanno a comportarsi in modo molto diverso in diversi tipi di pazienti. E queste cellule hanno una controparte molecolare fatta di citochine, fatta di chemochine, che la cui combinazione, concentrazione e cinetica, quindi come si accumulano e in quanto tempo, varia moltissimo nei pazienti che avranno poi un andamento mild piuttosto che un andamento severo. Sono il risultato di una risposta cellulare diversa, ma sono anche una guida per il proseguo di questa risposta cellulare immunitaria nel paziente. Lo scopo, uno degli scopi, una delle azioni fondamentali dell'immunità innata è quella di risvegliare l'immunità adattativa, l'abbiamo detto all'inizio, quindi risvegliare e attivare gli linfociti B e T che siano capaci di riconoscere in modo specifico l'agente patogeno ed eliminarlo. Sappiamo che è possibile indurre risposte B e quindi rilascio di anticorpi specifici verso SARS-CoV-2. Lo vediamo nei pazienti con COVID-19, ne parlerà sicuramente il dottor Locatelli nella prossima presentazione. Io vi mostrerò solo una delle immagini, ho scelto quella, una delle prime che è stata raccontata dalla collega dell'ospedale San Raffaele, che hanno visto la presenza di IgM, IgA e IgG in tempi diversi dopo l'infezione, specifiche per una porzione particolare della spike, che è la porzione RBD, che è proprio quella parte della proteina deputata al legame con il recettore, quindi che permette l'ingresso del virus nelle cellule stesse. Ovviamente le IgM crescono, poi si riducono, le IgA persistono un po' più a lungo, le IgG sono quelle che troviamo accumularsi poi nel tempo e anche nei soggetti convalescenti. Cosa possiamo dire invece dell'immunità T, dei linfociti T? Sono un po' più difficili da studiare e quindi sono meno utilizzati in diagnostica, nel management dei pazienti, ma sono sicuramente importanti, sono un giocatore dell'orchestra, un partecipante dell'orchestra della risposta immunitaria molto importante di fronte alle infezioni virali, in particolare il SARS-CoV-2. Sono stati visti i linfociti T, sia CD4 che CD8, sono stati misurati, sia CD4 che CD8, nei confronti di antigeni virali, di antigeni di SARS-CoV-2, soprattutto le virali MNS sono ottimi target di questa risposta, sia CD8 che CD4. Li vediamo nei pazienti, li vediamo crescere nei pazienti, sia quelle verso la spike ma anche altre proteine. Diciamo che la maggior parte dei primi studi è stata fatta nei pazienti convalescenti, quindi prima di tutto pazienti che se l'erano cavata, che erano riusciti ad avere un esito positivo dalla loro infezione. In secondo luogo non si trattava delle fasi acute, e questo anche per ragioni logistiche, è particolarmente difficile organizzare anche la raccolta e lo studio del materiale cellulare durante l'infezione stessa. In realtà poi questo nel tempo è cambiato ci sono ormai studi che cominciano a fotografare anche la fase acuta di risposta. Ora, questi primi studi che vi mostro misurano i linfociti T specifici per l'antigene attraverso una
una indagine citoflorimetrica nella quale i linfociti del paziente sono messi a confronto con peptidi, con proteine o proprio veri e propri peptidi, quindi piccole parti delle proteine derivate dal virus, e si va a vedere quanti di questi linfociti si attivano e quindi producono, esprimono in membrana molecole come CD137, CD4L, molecole segno della loro attivazione. Misurandole noi vediamo, quantifichiamo la loro presenza. È possibile utilizzare altre metodiche, vi faccio qui l'esempio dell'ELISpot, è un test nel quale noi quantifichiamo di nuovo il numero di linfociti capaci di produrre interferon quando messo a confronto con antigeni virali, e anche con questo metodo più funzionale, se volete, si vede come i pazienti convalescenti tendano ad avere delle risposte specifiche nei confronti degli antigeni virali. È possibile avere una risposta adattativa. Qual è il problema? Perché noi non riusciamo a vedere nella maggior parte dei casi, almeno di quelli ospedalizzati, questa risposta perfetta? Cos'è che non funziona? Non funzionano diverse cose. Un primo punto che abbiamo in parte già visto è che ci può essere una risposta innata, quindi produzione di interferon, attivazione cellulare, attivazione delle cellule di immunità innata, che non è rapida abbastanza, vedete che non avviene subito, e che a volte non è neanche completa e sincrona, e che fa in modo che in qualche modo il virus riesca ad accumularsi, a progredire anche lungo l'albero bronchiale, e la quantità di virus che i linfociti T e gli anticorpi si ritrovano poi ad affrontare sia maggiore rispetto a quella che vedremo con una risposta innata più vigorosa. Nei casi più gravi, addirittura, questa risposta innata non è neanche capace di indurre una risposta adattativa così come siamo abituati a vederla. E a fronte di una presenza di anticorpi, che spesso c'è anche in questi casi, noi continuiamo ad avere una linfocitopenia, che significa anche un ridotto numero di linfociti B specifici nei confronti della malattia. A questo punto il viral load tende a crescere e la patologia tende a essere severa. Vedete quindi come siano importanti sia il braccio innato che il braccio adattativo della risposta, nel determinare, nel contribuire a determinare l'andamento della malattia. CD4, i linfociti di CD4 sembrano giocare un ruolo particolarmente importante, sono cellule dell'immunità adattativa che giocano molti ruoli diversi nell'immunità. Ne esistono sottotipi diversi, i T follicolare helper sono quelli che tendono a aiutare più i linfociti a produrre anticorpi, i TH1 tendono ad avere un antivirale diretta, mediata da citochine, interferon, ma anche a volte una vera e propria lisi della cellula infettata, in parte aiutano i CD8 ad attivarsi, a diventare CTL, quindi linfociti tossici, e a mediare il loro killing. Esiste poi un sottotipo dei linfociti TCD4 che è stato descritto già in altri contesti e che sembra accumularsi in alcuni pazienti con Covid-19, che esprime CCR6, che è una chemochina che tende a facilitare l'homing di questa cellula nelle mucose, e produce interleuchina 22. L'insieme di questo profilo rende la cellula capace di partecipare al processo di aggiustamento di ferite, di lesioni come quelle che ci sono nelle cellule infettate, nei tessuti infettati. Recentissimi studi cercano di vedere qual è il ruolo, che cos'è importante per tutte queste diverse cellule, anche solo zoomando sull'immunità adattativa, quindi linfociti T, linfociti B, linfociti CD4, linfociti CD8 e linfociti B. Che cosa conta nel minimizzare la severità oppure nel far progredire? In realtà diversi studi ci indicano come avere
tutte e tre le branche della risposta adattativa sia importante, riduca il rischio di malattia severa. Se proprio dobbiamo scegliere e andiamo a guardare le analisi statistiche, i CD4 sembrano essere i più rilevanti, seguiti dai CD8 e in fondo seguiti da ma sicuramente dovremo andare avanti a studiare questa malattia per avere un'immagine più chiara di come stanno le cose. Questo è uno studio che vi riporto, uno studio dell'University of Pennsylvania, e vi riporto perché è particolarmente interessante, perché ha studiato i pazienti anche proprio al momento dell'infezione, quindi nella fase più acuta, nei primi 7 giorni. E ha studiando, è uno studio sui linfociti e l'immunità adattativa, li ha studiati in citofonologia, andando a guardare molecole espresse, studiando fino a 200 parametri, mettendoli insieme a 50 parametri clinici, e l'ha fatto in pazienti con Covid-19, in pazienti che avevano malescenti, ha identificato diversi fenotipi, diversi profili, diversi tipi di risposte. Un fenotipo 1 con una risposta molto robusta, un'attivazione di CD4, un'attivazione dei CD8 che tendono a differenziare, in parte si esauriscono, tendono ad avere dei marcatori che sono propri dell'esaurimento funzionale di un'infezione. È un profilo che vediamo spesso nei pazienti oncologici. Un secondo profilo con la risposta meno robusta e un ultimo profilo di risposta molto molto bassa. Quello che trovo interessante è che in realtà il primo profilo nella fase più acuta tende ad associarsi anche a una malattia grave. E questo cosa ci dice? Ci dice che non è solo l'entità della risposta, ma è anche la dinamica e anche il tempo nel quale questa risposta si attiva, la cinetica. Ad essere rilevante. Quindi quello che abbiamo detto per l'immunità innata in termini di sincronizzazione degli eventi ci pare vero anche per l'immunità adattativa. Terminerei e poi vi faccio vedere due slide su quello che stiamo facendo a San Raffaele. Terminerei con una slide che parla di memoria immunologica. Ora, il nostro sistema immunitario è capace nel suo versante adattativo di dare origine una volta che ci incontriamo un antigene attraverso un'infezione o attraverso una vaccinazione, meglio ancora attraverso una vaccinazione, una risposta che permane, che può permanere per anni. E stiamo cominciando a studiare la durata della risposta sia nei pazienti infettati che nei pazienti. Questo è di nuovo un lavoro di vedere molti di questo gruppo fantastico che e che ci mostra come la maggior parte dei pazienti studiati anche fino a 8 mesi dalla infezione è qui rappresentata come un pallino nero, vuol dire che ha ancora sia linfociti CD4 che CD8 che producono IgG e IgA. Un buon numero, un 50% di pazienti hanno tutte queste linee, altri ne hanno meno, ma tutti ne hanno almeno 2 positive. Una certa durata c'è. Poi, se la durata sarà proprio di quella parte del sistema immune che è quello che ci serve. Se guardiamo il tempo di dimezzamento dei linfociti specifici per SARS-CoV-2, in questo studio troviamo che il tempo di dimezzamento è tra i 125 e i 225 giorni. Sembra poco, in realtà vi dico che con gli stessi metodi, se noi studiamo il tempo di dimezzamento dei linfociti specifici per la febbre gialla in pazienti vaccinati, vediamo più o meno la stessa tempistica. Eppure a 20 anni dalla vaccinazione da febbre gialla, noi troviamo ancora degli anticorpi di 8 memoria verso l'anticorpo. Che significa che di mezzi la curva di riduzione delle cellule non è una gaussiana. Questi numeri sono numeri che sono ancora numeri che ci fanno considerare, potrebbero essere anche maggiori
peggiori nei pazienti, nei soggetti vaccinati. Allora, terminerò raccontandovi rapidamente che cosa stiamo facendo a San Raffaele. Ci siamo attivati, abbiamo fatto partire sia una biobanca con da 1.300 a 1.000 campioni di pazienti ospedalizzati. Lo stesso è stato fatto per i soggetti vaccinati. Quindi abbiamo messo insieme quegli strumenti che permettono di studiare il questa biobanca e questo database è utilizzato da moltissimi team. Io vi faccio vedere una parte dell'attività del team immunologico, dove diversi gruppi studiano diverse componenti dell'immunità in continuazione la trovare biomarcatori, nuove informazioni. Noi abbiamo studiato una cinquantina di pazienti, oramai identificati le variabili cliniche classiche che possiamo classificare, e abbiamo studiati con 20 colori, 5 colorimetri, cercando 20 diverse proteine espresse dalle cellule, proteine che ci permettano di capire quali sono i sottotipi di linfociti, sono regolatori, follicolari, come sono differenziate le cellule, sono naive, se sono attivate, se sono effettori o memoria, e anche i marker di esaurimento. Ora, tutte le volte che noi aumentiamo i numeri di colori con cui andiamo a indagare una cellula, se studiamo i dati in modo diagonale, in realtà arriviamo a un numero di combinazioni dell'ordine di milioni, non lo possiamo fare. Andiamo per o cercare in modo biassiale sempre le stesse cose che già ipotizzavamo, oppure a perdere alcune delle informazioni che possono uscire da queste indagini. Per questo abbiamo bisogno di indagare i nostri dati, leggerli con dei sistemi ad alta dimensionalità che permettano di mantenere la complessità del dato. Passiamo da un tipo di analisi dove vediamo un marcatore, l'altro marcatore, una volta facendo tutte le combinazioni più interessanti, a un sistema di riduzione di dimensionalità dove vedete che ogni puntino colorato è un evento, una cellula che viene messa in questa mappa a seconda dell'espressione di tutti i marcatori che abbiamo studiato. Questo è lo studio ad alta dimensionalità delle cellule. Noi abbiamo messo appunto un'applicazione che permette di fare l'alta dimensionalità in modo molto dedicato alla citotossicologia, che è la metodica che utilizziamo, un'applicazione che è stata messa appunto da un ingegnere, l'ingegnere Abati nel nostro gruppo, e che abbiamo utilizzato per studiare diversi campioni, compresi campioni della nostra corte. L'abbiamo validata anche su una corte pubblicata di pazienti con Covid-19, è un lavoro pubblicato che mostrava come nei pazienti con le forme severe ci sia un incremento di cellule che hanno queste molecole, che quindi sono cellule regolatorie. Questo era il messaggio del paper. Utilizzando Cyto, facendo correre tutti i dati in Cyto, abbiamo finito per avere una sigla, cioè un profilo di espressione più chiara, più ricca, dove abbiamo scoperto che queste stesse cellule che si associano all'andamento in ICU, all'andamento più grave, esprimono anche altri marcatori potenzialmente utilizzabili in medicina. Credo di essere un po' in ritardo, terminerò dicendovi che anche i dati della nostra casistica letti in Cytochain ci mostrano delle alterazioni dei cluster di 20 cellule, quindi diverse nei pazienti rossi con Covid severo piuttosto che nei pazienti mild. Questo è vero al momento della diagnosi, ma è vero anche 3 mesi dopo, e stiamo ovviamente cercando di capire qual è il significato di queste. E speriamo di trovare qualche dato. Terminerei con questa slide che mostra il gruppo di lavoro, una parte del gruppo di lavoro del team immunologico per la vostra attenzione. Grazie.
Grazie Chiara, grazie per la mole di dati che hai, sei riuscita a sintetizzare in così poco tempo. La discussione è prevista poi alla fine, quindi per tutte le tre relazioni. Quindi passerei immediatamente alla seconda relazione, che è quella del dottor Massimo Locatelli, che affronterà un altro tema molto importante, che è quello del ruolo dell'indagine sierologica, abbastanza controverso e discusso sia nell'infezione naturale che sia nella vaccinazione. E quindi ha un aspetto veramente importante da discutere. Dottor Locatelli. Buongiorno a tutti, ringrazio il Presidente dell'Ordine dell'opportunità che mi ha offerto e dopo la interessante presentazione della professoressa Bonini, che ci illumina anche su quanto si sta facendo in ambito di ricerca, vorrei parlarvi di quello che chi si trova della diagnostica di chi si trova al fronte e ogni giorno deve rispondere a una domanda clinica importante. Il nostro laboratorio, in quest'ultimo dal febbraio 2019, ha dovuto affrontare l'emergenza Covid come tutti, e questo ha comportato una riorganizzazione molto importante che ha trovato, devo dire, buonissime risposte anche non solo sull'ambito interno, ma anche sul territorio. Allora, parlare di diagnostica sierologica Covid vuol dire innanzitutto definire in che ambito applicare questo tipo di diagnostica, e vuol dire capire quale classe di immunoglobuline andare a valutare. Dopodiché, nello specifico delle relazioni, cercare anche di approfondire i temi relativi ai metodi analitici da utilizzare, ai quali metri, quali tecnologie, ma soprattutto qual è il livello di standardizzazione esistente in questo tipo di diagnostica, così da evitare spiacevoli problemi nella valutazione dello stato di risposta adattativa di un soggetto, e quindi interpretare in modo sempre più corretto i risultati dei test sierologici. Allora, in quale ambito muoversi per quando si fa diagnostica sierologica? Il primo ambito è quello di studi di prevalenza, per vedere quanto è diffusa. Quanto era diffusa l'infezione in un determinato ambito territoriale. Un altro ambito importante è quello della sorveglianza clinica, e ultimo aspetto, anche se questo è abbastanza controverso, ieri in una riunione con alcuni rappresentanti dell'Istituto Superiore di Sanità siamo stati rimproverati perché, o almeno sollecitati a non cominciare a diffondere l'informazione che si debba fare diagnostica sierologica sui soggetti vaccinati. Per cui questo è un argomento che è ancora in oggetto di discussione e di approfondimento. Però vi presenterò nel corso alcune informazioni che abbiamo ricavato dall'esperienza clinica che sembrerebbero dimostrare come potrebbe essere utile fare diagnostica sierologica anche in soggetti da sottoporre o sottoposti alla terapia vaccinale. Gli studi di prevalenza sono ormai prassi antica, nel senso se antico può essere quanto si è visto in questo crescere in questo ultimo anno. Si è partiti dalla famosa iniziativa governativa del maggio del 2020, in cui si arruolarono circa 1.500 persone per andare a vedere la prevalenza in differenti regioni dell'infezione virale.
Questa iniziativa fu replicata in numerose altre aree ed è stata, qui ho citato un lavoro di italiani, ed è stata applicata in realtà lombarde per valutare poi anche la capacità e la persistenza del titolo, la persistenza del titolo anticorpale e l'eventuale capacità del titolo anticorpale di fungere da protezione nei confronti dell'infezione virale. La sorveglianza clinica credo che sia un aspetto per chi si trova spesso al fronte a dover capire se il paciente che ha di fronte è un paciente che ha fatto l'infezione del Covid, il primo punto da affrontare. Perché quindi utilizzare i test anticorpali? Perché i test anticorpali ci permettono, attraverso una serie di prelievi seriati, di vedere un'eventuale sieroconversione. Perché spesso anche il test anticorpale, quando abbiamo un soggetto con tampone negativo e una pregressa sintomatologia suscettiva di infezione, può aiutare a capire se questo paziente ha effettivamente ha avuto un'infezione oppure no. Non è così infrequente questa situazione, perché ne prova la quotidiana mia esperienza, così come quotidianamente noi ci troviamo di fronte a soggetti che vengono che sottoposti a tampone vengono refertati come debolmente positivi e che vengono messi in quarantena a fini cautelativi oppure sottoposti a nuovo tamponamento per accertare o meno l'infezione. Questi sono soggetti problematici che, mandati in quarantena, talvolta si sono rivelati, nella mia esperienza, non andare incontro alla diagnostica, all'infezione. Questo perché, seppure il test gold standard, ribadito così come ribadito dal Ministero dell'Organizzazione Internazionale, il test molecolare, ovvero l'individuazione delle sequenze virali del genoma di SARS-CoV-2, ed è l'unico test che informa sulla presenza e l'infettività del soggetto. Anche questo test non è scevro da problemi che derivano sia dalle modalità di esecuzione del campione, sia dalla tipologia di indagine analitica. Sarebbe curioso, sarebbe interessante, ma qui non c'è il tempo, di vedere i risultati degli esercizi di controllo di qualità a cui meritoriamente questa regione, che la dirigenza sanitaria di questa regione, che ha moltissimi magari difetti, ha però messo in piedi, e ci vede come in alcuni casi pazienti, risultati che campioni di pazienti infetti sono stati risultati come negativi o viceversa. Allora, i test diagnostici relativamente alla sierologici permettono di ricercare tre tipologie di anticorpi: le IgM, le IgA e l'IgG. Vi sono poi alcuni test anticorpali che ricercano tutti e tre gli anticorpi. Allora, un aspetto fondamentale che già Chiara ha illustrato è quello relativo alla cinetica di comparsa degli anticorpi. Ho voluto qui riassumere l'andamento anticorpale così come è descritto da JAMA. Bisogna tenere presente che le IgM compaiono abbastanza precocemente, sono anticipate, secondo lavori recenti della letteratura, dalla presenza dell'IgA.
le IgM tendono poi a declinare, qui viene detto la curva si tronca, a 6 settimane, è dato trovare in molti pazienti anche la persistenza di immunoglobuline M fino a 4-5 mesi dopo l'infezione. Le IgA addirittura persistono molto più a lungo, il tempo di dimezzamento in alcuni casi sembra essere di 210 giorni. Le IgG invece comunemente si dice arrivino fino a 8 mesi. La longevità di questo tipo di anticorpi nella nostra esperienza che è ben oltre, abbiamo soggetti che hanno contratto l'infezione agli inizi di febbraio del 2020 e che ancora oggi mostrano la presenza di anticorpi. Allora, ho cercato qui di riassumere in breve quanto precedentemente, ho detto le IgM compaiono al 6° giorno e poi per poi proseguire, le IgA sono sintetizzate ancora prima, hanno una e persistono più a lungo delle IgM, mentre le IgG, secondo i dati della letteratura, sembrano avere una vita media di 140 giorni. Questo tipo di risposta, come ben ampiamente descritto la professoressa Bonini, è solo una parte della risposta immunitaria dell'organismo all'infezione virale. Qui vi ho evidenziato un lavoro che di italiani del gruppo di Padova, dove si vede che ha analizzato per 7 settimane la risposta delle IgA in pazienti Covid e si vede che le IgA persistono, la risposta delle IgA monta molto prima delle IgG, risulta essere anche quantitativamente più importante rispetto a quella delle IgM, scusate, e persiste un po' più a lungo. Appare utile anche utilizzare il dosaggio delle IgA. Quali considerazioni fare sulla risposta anticorpale? La risposta delle IgG è molto più forte nei pazienti che sviluppano malattia in forma severa e nei pazienti più anziani. La presenza di IgG è almeno fino ad 8 mesi dall'infezione e dato che ancora ricavato dal gruppo di lavoro del professor Pierdani di Padova, la concentrazione delle IgA sembra correlare in modo diretto con la gravità della malattia. Allora, questa è una foto del SARS-CoV-2 e lì c'è che da preludio a quello che è un approfondimento sugli aspetti tecnici legati alla diagnostica sierologica del Covid. I soggetti infetti sviluppano anticorpi verso differenti antigeni del virus. Chiara ha parlato di una pluralità di proteine. La diagnostica ci mette a disposizione però un portafoglio non così ampio di anticorpi diretti verso target virali. Abbiamo anticorpi diretti verso l'envelope, anticorpi diretti verso il nucleo capside, anticorpi diretti verso la proteina spike o alcune regioni particolari della proteina spike, in particolare verso il frammento RBD della proteina spike, che risulta... Allora, questo è importante perché quando vi trovate a valutare una risposta anticorpale, a seconda della tipologia dell'antigene detettato dall'anticorpo,
potrete avere risultati differenti. Ho voluto qui evidenziare quello che è il target della proteina spike, un tetramo costituito da due domini, l'S1 e l'S2, uniti da questo frammento che è il receptor binding domain, che è la struttura con cui il virus si lega ai recettori AC2 presenti sulla cella e penetra all'interno della cellula. Allora, vedete come sono esposti queste aree e avendo una struttura complessa, questo tipo di recettori sono solo una parte di tutta la molecola tutta la molecola, e quindi è evidente che se andiamo a indagare anticorpi che interagiscono solo con questi segmenti, con queste porzioni della molecola, avremo probabilmente differenti di risposte. Quali, a questo punto è interessante capire quali anticorpi andare a utilizzare. Questo tipo di osservazione nasce anche dal fatto che dal maggio 2020 la disponibilità di test diagnostici anticorpali si è andata ampiamente differenziando. Abbiamo utilizzato nel nostro laboratorio all'inizio anticorpi contro la proteina, il nucleo capside, che era la proteina più importante, più rappresentata e presente, e abbiamo utilizzato per scelta degli anticorpi totali, non differenziando tra G e M. Questo perché siamo partiti dall'osservazione pratica che avendo un anticorpo totale riuscivamo a detectare l'eventuale stato di infezione del paziente ancor prima di poter di quello che riuscivamo ad avere utilizzando anticorpi IgG e IgM. Questo perché la sensibilità e la specificità degli anticorpi e delle diagnostiche che avevano a disposizione non era elevatissima. Successivamente ci siamo spostati sulla determinazione della proteina S e del frammento RBD, considerando che da 3 mesi, 4 mesi a questa parte, l'industria ci ha messo a disposizione la possibilità di determinare questi test. Quindi, traducendo quello che è stato fatto in ricerca in uno strumento di diagnostica quotidiana, per andare a definire quelli che potrebbero essere i cosiddetti anticorpi neutralizzanti, ovvero capaci di garantire protezione nei confronti dell'infezione. E osservando come in quest'anno l'accuratezza e la fidelità dei test antigenici dipende notevolmente dalla scelta del target antigenico utilizzato. Allora, quando ci si trova a parlare di test sierologici, abbiamo due tipologie di test sostanzialmente a disposizione. I test rapidi, che credo tutti noi abbiamo sperimentato, specie coloro che si trovano a gestire questa attività come medici di medicina generale. Si tratta di rapid test che utilizzano la lateral flow e rilevano la presenza di IgG e IgM. Questo tipo di diagnostica ha preso piede, indipendentemente, così come da ogni grida manzoniana pubblicata dai vari enti regolatori. Mi sono trovato
pazienti che venivano con la saponetta dicendo: dottore, che cosa vuol dire che ho due barrette sia per su e LG, ho l'infezione, e a dover rispondere che guardate, su questo tipo di test è necessario fare una valutazione, che per fortuna è stata possibile fare con l'affermarsi progressivamente di test biologici che vengono detti convenzionali quantitativi, che utilizzano metodiche automatizzate e l'altro o CLIA. Allora, qual è vantaggi e svantaggi di questi due tipi di approcci? È evidente che i test di tipo lateral flow assay sono molto facili da utilizzare, il tempo di diagnosi è dell'ordine di 10-15 minuti, ma hanno una serie di problemi legati alla sensibilità e alla specificità. Per un certo periodo ci è stato chiesto di valutare e certificare questo tipo di test, e ci siamo cimentati nel confrontare serie di collezionati nel 2017-2016 in periodi in cui non c'era la pandemia da SARS-CoV-2, e abbiamo visto che ottenevamo positività con questo tipo di diagnostiche. Per cui è evidente che questi test non dovrebbero essere utilizzati in diagnostica. Tuttavia, nonostante queste affermazioni, ancora oggi vedo che moltissima gente li usa. Proprio perché qui sono gli elencati gli svantaggi, c'è una cross-reattività con altre patologie. Più importante e interessante è, ai fini clinici, l'utilizzo di test sierologici di tipo quantitativo. Allora, è importante, così come ribadito nel British Medical Journal, porre grandissima attenzione nell'utilizzo non solo del target antigenico scelto per la valutazione dell'anticorpo, ma anche in una corretta valutazione del cutoff e nel valutare che sono criteri indispensabili per valutare la qualità della risposta. Cosa succede infatti se non c'è attenzione? Succede che, come ribadito prospettive del New England Medical Journal di febbraio, la FDA interviene dicendo che i test sierologici che hanno invaso, inondato il mercato, non devono essere usati nella cura del paziente. In generale, e questa è un'affermazione molto molto grave, i test sierologici devono essere utilizzati solo all'interno di laboratori certificati che hanno personale che ha competenze per valutare queste cose. Questo perché si è visto che l'invasione di questo tipo di test sta producendo negli Stati Uniti più problemi che altro. Ribadendo un'affermazione milanese, o Felice, finalmente si sono resi conto che non è che tutti si possono provare esperti di una determinata disciplina. È necessario acquisire alcune competenze. Questo perché quando noi andiamo a valutare i test sierologici in un ambito specifico,
noi possiamo, abbiamo una serie di sorprese. Le vaccinazioni, infatti, stimolano la produzione della proteina degli anticorpi anti-spike e sia la produzione di IgG che permettono di evidenziare una risposta anticorpale. Questo aiuta in questo caso a capire se la presenza di il detettare anticorpi IgG antiproteina S è frutto di una terapia vaccinale oppure retaggio di un'infezione. No, il modello che noi abbiamo applicato nel diagnosticare questo tipo, distinguere l'infezione dalla vaccinazione, prevede di un anticorpo antinucleocapside che utilizzando anticorpi totale e anticorpi specifici antirecettore della RBD. E questo aiuta a caratterizzare e a capire se il soggetto si è infettato oppure in qualche modo è l'effetto della terapia vaccinale. Qui sono riassunte le tre condizioni: se sono presenti il nucleocapside è una precedente infezione, se invece il nucleocapside è assente. Nella storia clinica ci dovrebbe, c'è solo la S, c'è una proteina, c'è una storia di vaccinazione, mentre se sono assenti il paziente non ha avuto mai contatti. Salterei questa, leggermente. Per andare a parlarvi invece di una cosa che in questo momento suona un po' come provocatoria, ma è il risultato di un'esperienza di cui ha già parlato la professoressa Bonini, che fa riferimento al protocollo che è stato attivato all'interno dell'ospedale Sarda in occasione dell'avvio della vaccinazione. Noi abbiamo in questo caso cercato di far partire, oltre alla raccolta di materiale biologico per ulteriori più sofisticati dati, cercato di capire come rispondevano i soggetti alla terapia vaccinale e per verificare se quanto stavano facendo gli inglesi in modo empirico, ovvero dilatando il tempo tra le due vaccinazioni, potesse avere una solidità e cercare di capire anche come rispondevano soggetti che avevano fatto l'infezione da soggetti che non avevano fatto l'infezione. Questa attività è stata fatta molto prima che delle conclusioni attuali odierne, che però ha dimostrato come alcune cose, alcune informazioni che sono uscite poi tradotte molto più svelti di noi, questo gruppo americano, ha visto su un numero abbastanza ristretto, noi parliamo di oltre 5.000 persone vaccinate e 5.000 persone a cui abbiamo detettato gli anticorpi, risultava evidente come i soggetti che non avevano fatto la vaccinazione, cioè non avevano fatto l'infezione, rispondevano dopo 21 giorni dalla somministrazione della prima dose di vaccino in modo molto più lento. O meglio, con concentrazioni anticorpali più basse rispetto ai soggetti che avevano fatto l'infezione. E questo era una prima osservazione. Questo fatto ci ha portato poi a cercare di capire, nella nostra esperienza, di capire
visto che avevamo avuto la fortuna anche di avere la disponibilità di almeno differenti diagnostiche, di capire se le differenti diagnostiche rispondevano in modo diverso sullo stesso tipo di campione. Gli americani, di cui vi ho fatto vedere la precedente slide, hanno utilizzato un pananticorpo diretto contro il frammento RBD della proteina S. E noi abbiamo avuto a disposizione altri due test che determinavano sia l'RBD sia semplicemente le IgG contro la proteina Spike. Abbiamo fatto questo perché ci veniva chiesto di spiegare il perché delle differenze di concentrazione di anticorpi cosiddetti protettivi determinati in differenti laboratori. Capitava che il paziente che venisse da noi aveva un valore di 1500 unità ml e andato in un altro laboratorio risultasse invece avere un valore più basso, o viceversa in un altro laboratorio veniva dato come non avere aver avuto una risposta anticorpale, mentre ritornato da noi veniva dato come aver sviluppato una risposta anticorpale. Quindi cosa abbiamo fatto a questo punto? Abbiamo preso un pool di serie di pazienti che avevano fatto la malattia, abbiamo quantificato e ci siamo accertati che ci fosse solo immunoglobulina B e abbiamo fatto diluzioni scalari per andare a vedere come rispondevano i vari campioni, i vari metodi analitici, osservando come lo stesso campione forniva valori molto diversi a seconda dello strumento utilizzato. Questo poteva essere non importante, o meglio, uno scoglio superabile andando a eseguire una correlazione. Esiste un rapporto tra questi due risultati, o tra questo e questo. Si tratta di cercare di fare un lavoro di correlazione, ma questo dava già l'idea di una cosa che è abbastanza pericolosa in questo momento e che spiega anche la grande cautela dell'FDA, di cui vi ho fatto vedere in precedenza l'editoriale da testi presente sul British Medical Journal, nell'evidenziare la grande necessità di innanzitutto di valutare con attenzione i risultati della risposta e ancora la necessità che la ricerca e l'industria lavorino nello sviluppare e nel standardizzare, diciamo, il laboratorio, i metodi di tipo analitico. Perché cosa succede? Non solo se noi abbiamo di fronte un soggetto che ha fatto l'infezione, di cui conosciamo la storia clinica, possiamo dire ok, con tre metodi risulta essere positivo, ma abbiamo un problemino molto serio quando a un certo punto ci troviamo vicino a quelli che sono i cut-off indicati dai vari produttori per indicare la presunta positività al anticorpale e quindi andare a dire guardate questo soggetto ha fatto l'infezione oppure questo soggetto ha risposto a una terapia vaccinale, perché mentre
utilizzando questo, il metodo 1, noi vediamo che fino alla direzione più estinta i soggetti vengono classificati correttamente. Si trattava di un pool di serie di soggetti che avevano fatto la malattia. In questa zona qua, dove il metodo 2 stabilisce il passaggio da immune a non immune, questi soggetti risultano essere ampiamente persi e classificati come negativi. Questo vi dà l'idea dell'impegno necessario ancora, che ancora esiste per mettere a punto i test sierologici, che quindi devono essere maneggiati con cura. Ho voluto qui ripresentare il lavoro fatto dagli americani sulla nostra popolazione sottoposta a terapia vaccinale e potete vedere come soggetti con una precedente infezione da SARS-CoV-2 sviluppano già dopo a 21 giorni dalla prima somministrazione un'importante risposta anticorpale. Noi abbiamo usato il valore, questi avevano prima avevamo un valore soglia di 2500 e solo in alcuni casi, questi sono i puntini rossi, siamo andati a diluire. Questi soggetti entravano già con una concentrazione anticorpale abbastanza importante perché è sottoposta alla prima dose schizzava e una risposta anticorpale tanto da far definire questi soggetti iperimmuni. I soggetti invece non Covid avevano valori al di sotto della soglia, sottoposti però a vaccinazione a 21 giorni a 21 giorni. Erano, Massimo, dovresti concludere però perché siamo abbondantemente oltre il tempo. Grazie. Okay. Allora, per cui passo subito alle conclusioni, adesso però io mi vedo e non riesco più a leggere il titolo. Aspetta. Passo alle conclusioni per dirvi. L'ultimo scopo aspetto è quello della valutazione, sono questi anticorpi neutralizzanti o no? Abbiamo fatto un lavoro che stiamo ancora mettendo a punto e si vede come forse è utile determinare il titolo anticorpale perché permette, come stanno facendo altri gruppi, di vedere che non basta avere gli anticorpi per avere una protezione. Concludo dicendo che i test sierologici sono utili, vanno però maneggiati con cura e devono essere sempre oggetto di attenta valutazione. Ringrazio il gruppo che sta lavorando su queste cose, che è stretto e che ha avuto finalmente anche un riconoscimento ministeriale che ci ha finanziato un progetto di ricerca. Finito, scusa. Bene, grazie. L'interesse verso questa relazione è testimoniata anche dal numero di domande che abbiamo ricevuto, che sono tantissime e che spero di poter raggruppare e magari comunicarvele poi alla fine delle relazioni. Passiamo all'ultima relazione, il dottor Nicola Clementi, del mio laboratorio, che non è un parente, lo dico tutte le volte, parlerà di varianti e test sierologici, quindi entrerà anche su un aspetto di attuale interesse. Il virus è sempre stato variabile, anche se questo particolare aspetto non veniva in qualche modo valutato molto nella prima fase della pandemia. Adesso ci si fa molta attenzione perché le varianti hanno determinato anche la ripartenza dell'infezione soprattutto in Europa. Nicola, se fai recuperare un po' di tempo siamo riconoscenti perché ne va anche della discussione.
Prego. Ci proviamo. Grazie professor Clementi e ringrazio anche l'Ordine dei Medici e il presidente Rossi e la dottoressa Bovone per avermi invitato oggi qui con voi a parlare di SARS-CoV-2 e in particolare delle varianti SARS-CoV-2 e della diagnostica sierologica. Prima di parlare di varianti è doveroso ricordare, come già accennato anche la professoressa Bonini, come questi virus, siano tutti coronavirus, in realtà sono virus che derivano da un serbatoio, da un reservoir, quello che viene definito reservoir animale. Nel corso della nostra storia, l'uomo, noi abbiamo incontrato diverse volte altri coronavirus in grado di divergere evolutivamente da quello che era il loro reservoir, naturale. In particolare, gli ultimi, coronavirus, con cui, siamo venuti in contatto sono di fatto diventati quelli che sono i coronavirus causa di molti, raffreddamenti, del raffreddore comune. Quali sono questi virus? Vengono definiti con nomi, a molte persone, sono quelli che vedete elencati qua sulla diapositiva 229E, NL63 o C43HK1, che sono quelli che causano all'incirca un 20-30 forse per cento del raffreddamenti, del raffreddore comune. Cosa sappiamo di questi parenti, di questi coronavirus che già conoscevamo e con i quali eravamo abituati a convivere? Che la probabilità di reinfezione da parte di questi virus, è alta e questo è un dato di fatto che conosciamo tutti. Cosa conosciamo di questi coronavirus, comuni, chiamiamoli così, che il fenomeno della reinfezione indica che l'infezione naturale da parte di questi parenti del SARS-CoV-2 impedisce, non conferisce, scusatemi, un'immunità di lunga durata, quindi molto durata. Quando parliamo appunto di coronavirus vecchi e nuovi, quindi il salto di specie, quindi il passaggio dal reservoir animale a quello che è poi l'uomo, è un passaggio che permette, poi può permettere, quello che è l'adattamento del virus al nuovo ospite. Nel caso che stiamo vivendo tutti noi adesso, ci stiamo trovando di fronte a quello che è un adattamento appunto del virus nel serbatoio umano. Un adattamento completo forse non è avvenuto fortunatamente per l'epidemia di SARS passata, quindi nel 2004, non è avvenuto, anche se ci sono ogni tanto piccoli focolai di quello che è un altro cugino del virus SARS-CoV-2, che è il virus MERS, che causava anche una elevata letalità, caratterizzato da un'elevata letalità. Questo però cosa ci dice? Ci dice che il fenomeno alla base del adattamento dei nuovi virus ai nuovi ospiti sono le mutazioni. E come diceva giustamente il professor Clementi, il discorso delle varianti è un discorso che è emerso adesso, ma in realtà è un qualcosa di inevitabile per tutti i virus. Quindi le mutazioni sono inevitabili per i virus, così come soprattutto per i virus RNA. Nonostante questi coronavirus, rispetto ad altri virus a RNA, siano virus che non mutano tantissimo e non riescono, no, non mutano tanto. Quindi la maggior parte delle mutazioni, quando compaiono, si fissano. Scusi, se ha un telefonino, un altro dispositivo aperto, dovrebbe chiuderlo perché altrimenti è un combo per Io lui. non ho nulla aperto, mi scusi, ho solo il computer. Perché c'è un rumore di sottofondo abbastanza. Io non ho nulla di. Allora andiamo avanti così, grazie. Sento anch'io delle interferenze in realtà, ma non capisco cosa possano essere. Mi sentite? Sì. Ok.
Quindi dicevamo che il fenomeno delle mutazioni per i virus in generale, ma quelli RNA, è un fenomeno noto, era ci noto. E la maggior parte delle mutazioni, quando si verifica, solitamente è deleteria per il virus. Questo ci porta a delineare un concetto importante, che quando si fissa una mutazione è selettivamente vantaggioso per il virus, quindi porta a quello che si definisce un incremento di fitness virale, che permette appunto a quelle varianti, ad esempio, di trasmettersi meglio, di trovare comunque un successo evolutivo. Nel caso di SARS-CoV-2 è stata dapprima la trasmissione all'uomo, dopodiché la trasmissione interumana e adesso anche la capacità di diffondersi sempre più velocemente. Come appunto anticipavamo, l'insorgenza delle varianti, nonostante se ne parli solo da pochi mesi, è un qualcosa che conosciamo benissimo già dall'inizio di questa pandemia di SARS-CoV-2, quindi dall'inizio, già dall'anno scorso. Perché vi dico questo? Perché da un punto di vista virologico, la sorveglianza in termini di sequenziamento virale ha portato già dai primi mesi della pandemia a identificare quella che viene chiamata in gergo variante di 614G. Questa variante è una variante virale che di fatto rappresenta la quasi totalità dei virus di SARS-CoV-2 circolanti ad oggi. Quindi oggi tutti i virus che circolano, quasi tutti i virus che circolano a livello mondiale, portano questa mutazione. Questa mutazione, che è comparsa, come vedete dalla diapositiva, rappresenta quasi tutte le sequenze ad oggi, è stata correlata a maggiori infettività. Questo significa che è una variante correlata a un maggior successo evolutivo. Le varianti virali oggi, come sapete, i nomi più diffusi sono quella del Regno Unito, del Sudafrica e del Brasile. Quello che stiamo vedendo in queste varianti è che tutte le mutazioni che vengono descritte, se non altro, nella regione dello spike, la cui funzione è stata già anticipata dai miei colleghi prima di me, si fissano in regioni precise del genoma. Quindi questo cosa vuol dire da un punto di vista pratico? È che evolutivamente queste mutazioni sono utili al virus. Quindi virus diversi in paesi diversi fissano delle mutazioni nella stessa proteina e in regioni molto simili. Che impatto possono avere virali da un punto di pratico? Cosa possono condizionare per il virus? La trasmissibilità sicuramente è un qualcosa che può risentire appunto dalla presenza di varianti. La diagnostica, sia la diagnostica diretta che indiretta. Dobbiamo considerare gli impatti che possono avere sulle terapie e anche sui vaccini. Da un punto di vista pratico, una trasmissibilità migliore del virus implica un'infettività maggiore. Una maggior trasmissibilità, quindi, è un qualcosa di estremamente rilevante da un punto di vista della gestione dei pazienti Covid, sia sul territorio che a livello nosocomiale. Perché? Perché un virus che si trasmette tanto, anche eventualmente a parità poi di capacità di causare la malattia, può portare a quella che è la saturazione di tutto il sistema di gestione dei pazienti nel territorio e negli ospedali, quindi andando ad impattare poi anche sulla gestione clinica dei pazienti. Quindi un fattore molto importante. La diagnostica diretta indiretta. Le varianti descritte ad oggi possono avere ripercussioni in teoria sulla diagnostica diretta e indiretta e un impatto in questo senso porterebbe ad alterare quello che è il corretto inquadramento epidemiologico appunto del quadro generale, avendo ripercussioni anche importanti sia sulle decisioni strategiche da utilizzare che sul campo di igiene pubblica, sia sulla gestione dei pazienti ovviamente. Quando vi parlo di diagnosi diretta, parlo chiaramente della diagnosi molecolare che tutti conosciamo, che solitamente viene effettuata tramite tampone nasofaringeo, ma la diagnostica molecolare può essere applicata ad altri campioni biologici come broncoaspirati, broncolavaggi alveolari, piuttosto che espettorati. Il gold standard ad oggi è di fatto il tampone nasofaringeo, su cui applichiamo queste metodiche molecolari.
In parole povere, cosa sono queste metodiche molecolari? Noi prendiamo un campione biologico, viene estratto l'RNA, quindi in cui ci sarà verosimilmente, se il soggetto è positivo, l'RNA del virus, e utilizzando delle sonde specifiche, che vedete qui nella diapositiva, andiamo a rilevare se l'RNA virale è presente. Poi ci sono una serie di misure semi-quantitative che ci permettono di avere una stima anche della carica virale. Ora, va da sé che se una variante virale potesse mutare in modo significativo dove vanno a legarsi queste sonde, potrebbe risentirne anche il test. Oggi, ad oggi, lo diciamo subito, non è così, perché le varianti di cui parliamo, UK, Sudafrica e Brasile, hanno mutazioni lungo il genoma, ma la maggior parte di mutazioni che possono avere rilevanza clinica ed epidemiologica sono sulla proteina dello spike, che non è interessata da questo tipo di diagnostica molecolare. Quindi da questo punto di vista ancora siamo più che ben coperti. Ciò non toglie che varianti a livello della spike virale possono andare ad alterare quello che è poi il riconoscimento da parte degli anticorpi nei soggetti. Qui parliamo di diagnostica indiretta e diagnostica sierologica. Come è stato ampiamente discusso dal dottor Locatelli, i test sono diversi ad oggi, volti a rilevare diverse antigeni virali, come la nucleoproteina, che nel caso delle varianti anticorpi diretti contro la nucleoproteina sono rilevabili molto bene. Di fatto lo è anche per gli anticorpi anti-spike, perché? Perché, come vedremo presto, quando parleremo nel dettaglio delle varianti, le mutazioni che accumulano sembrano ancora non avere un impatto rilevante su quella che è la diagnostica sierologica. Un aspetto importante però da introdurre in questa discussione è un altro parametro. Scusa, dottor Clementi, chiedo scusa, abbiamo un problema di audio di un forte rimbombo. Abbiamo anche escluso un attimo il direttore. Sì? Per l'interferenza telefonica, ma non è questo il problema. Quindi ho un telefono da allontanare dal PC, perché forse c'è qualcosa che fa interferenza, allora, ma non sappiamo cosa. Provo anche a prendere l'auricolare. Grazie, mi scusi. Scusate tutti, ma nelle prove funzionavano, non c'era l'interferenza. Abbiamo anche provato a escludere il dottore, che dopo riprendiamo per la connessione telefonica, ma purtroppo il problema persiste. Un attimo di pazienza, vi chiediamo scusa per un attimo che devo tolgo le diapositive per andare a mettere l'auricolare. Sì. Nicola, interrompi anche la condivisione schermo, così poi la ridiamo al dottore dopo, appena è pronto. Grazie. Riuscite a sentirmi così? Sì, però vediamo se sentite meglio. Prima sento l'interferenza. Provi a allontanare il telefono. Riuscite a sentirmi? Sì. C'è un'interferenza di sotto. Come se fosse il telefono che facesse funziona adesso. Si sente? Però io continuo a sentire. Io la sento, però quel rumore di fondo non dipende da me, io non ho telefoni, non ho nulla intorno. Noi abbiamo spento tutti i microfoni, non ci sono microfoni accesi dei relatori e non capisco perché c'è questa interferenza. Un telefono che fa interferenza, ma non lo è. Io continuo a sentire interferenza anche con la cuffia, sinceramente. Sì, purtroppo non era un problema di cuffia o audio. Non è mai capitato questa interferenza. Tra l'altro proprio sento un rimbombo forte anche in cuffia. Sì. Ok, proviamo. Provo a far uscire tutti i dottori, lasciamo solo il dottor Nicola Clementi connesso. Alla fine della relazione ci ricolleghiamo con il link che avete ricevuto dell'invito. Grazie. Scusate. Ok, posso riprendere? Posso riprendere il talk?
Prego, prego. Allora, stavamo parlando della diagnostica indiretta. Quindi, ad oggi, come sappiamo, ci sono tanti saggi che vanno a rilevare sia la nucleoproteina che lo spike, e ad oggi sembra che anche l'insorgenza di variante non abbia avuto un impatto così significativo, perlomeno per quello che possiamo dire adesso, su questo tipo di rilevazione. Quello che però è importante introdurre da un punto di vista pratico è un concetto, il concetto di attività neutralizzante degli anticorpi. Tra tutti gli anticorpi che possono essere diretti contro il virus, in modo particolare contro la spike, ci sono alcuni degli anticorpi che noi produciamo naturalmente dopo l'infezione, che vanno a riconoscere degli epitopi, delle regioni presenti all'interno di questa spike, che sono considerati neutralizzanti. Cosa significa? Nel cartoon che vedete sulla diapositiva, questo significa che se anticorpi vanno a riconoscere appunto questa proteina spike a questo livello, impediscono quella che poi l'entry del virus, quindi l'internalizzazione del virus, precludendo di fatto quella che è la replicazione virale a livello intracellulare. Sappiamo bene che da un punto di vista pratico, l'attività neutralizzante per tanti virus correla con quella che è poi una protezione in vivo. Quindi nella stragrande maggioranza dei casi l'attività neutralizzante degli anticorpi rappresenta un correlato effettivo di protezione. Ad oggi, come vi dicevo, non ci sono lavori su ampie coorti di soggetti che abbiano un impatto significativo, che dicono che le varianti virali descritte ad oggi possano condizionare la diagnostica diretta molecolare e la sierologia. Lo stesso discorso però non lo possiamo fare per i test antigenici. Perché? Nel test antigenico cosa viene rilevato? Viene rilevato l'antigene, appunto, quindi che è una porzione del virus. Bene, da un punto di vista meramente tecnico, in questi kit sono presenti degli anticorpi, ma non degli anticorpi di varia natura, sono anticorpi definiti monoclonali. Cosa fanno questi anticorpi? Vanno a riconoscere, se presente nel campione biologico, una parte del virus, quindi un antigene. Capite bene? Se sono saggi che vanno a rilevare la spike di un virus e questa spike è stata fortemente mutata proprio nel sito riconosciuto da questo anticorpo, la performance del test antigenico può essere condizionata. Ora, parlare di test antigenici in questo consesso è un qualcosa che va oltre i tempi prestabiliti. Perché? Perché ce ne sono tantissimi. Come diceva il dottor Locatelli, ce ne sono tanti e non tutti sono stati caratterizzati in modo adeguato. Ricordatevi sempre che da un punto di vista pratico, la diagnostica di laboratorio permette comunque un'analisi accurata di quello che è il dato, di quello che è il dato generato dall'indagine sierologica o dall'indagine diretta. Un test antigenico che si può ritrovare sul territorio non sempre ha i requisiti richiesti da un punto di vista tecnico e non sempre è interpretato da personale in grado di valutare i pro e i contro di un test di questo tipo. Quali sono però le risorse che abbiamo per il monitoraggio attivo dell'insorgenza di queste varianti virali di cui parleremo presto? Lo studio di sequenza, che è l'analisi della sequenza di RNA di questi virus, gli strumenti di diagnostica molecolare, quindi real-time PCR, e solo in centri specializzati, e quindi esula da quella che è la routine ospedaliera diagnostica, l'isolamento virale. Come primo aspetto, lo studio di sequenza viene affrontato anche a San Raffaele con diverse tecniche. La tecnica più utilizzata ad oggi, anche più nota alla clinica, è il sequenziamento Sanger, che permette proprio di andare a sequenziare, quindi a conoscere la successione nucleotidica esatta in tutti i virus, in tutte le varianti che andiamo ad analizzare nei campioni clinici. Questa tecnica permette chiaramente l'identificazione esatta, mutazione per mutazione, di tutte le varianti virali. Permette anche il sequenziamento in modo anche più ampio, con altre tecniche disponibili anche in San Raffaele di nuova generazione, il monitoraggio, in alcuni casi selezionati, di quella che può essere l'evoluzione intra-ospite, in casi, questo, di prolungata positività al virus.
E questo vedremo che è un aspetto che riprenderemo presto in questo talk. Altre metodiche diagnostiche che abbiamo già implementato il 4 marzo scorso a San Raffaele sono le cosiddette tecniche di sequenziamento di nuova generazione. Già lo scorso 4 marzo, nel laboratorio del professor Massimo Clemente, è stato sequenziato l'intero genoma del virus SARS-CoV-2. Questo è un qualcosa che facciamo perché, da un punto di vista epidemiologico, questo tipo di sequenziamento è altamente informativo per il tracciamento delle varianti su scala nazionale ed europea e mondiale in realtà. Da un punto di vista della diagnostica, chiaramente va considerato caso per caso, secondo le esigenze cliniche. Un altro aspetto importante da considerare quando parliamo di varianti virali è la possibile utilità di test di secondo livello nel monitorare queste varianti. Ora, al San Raffaele abbiamo sviluppato e stiamo utilizzando delle tecniche di secondo livello che si appoggiano su cosa? Sulla realtà in PCR. Anche loro si appoggiano su realtà in PCR, ma questa volta qual è la differenza di queste metodiche volte ad identificare le varianti? La realtà in PCR normale ci dice solo se un campione, un tampone nella faringe di un paziente, c'è il virus o no. E all'indice ci dice quanto ce n'è di questo virus. Questo test di secondo livello ha delle sonde specifiche che, oltre a dire che c'è il campione positivo e quindi il paziente è positivo, ci dice anche quale tipo di variante, già descritta ovviamente, è presente in quel campione. Questo ci permette di accorciare tantissimo i tempi, quindi non è necessario passare al sequenziamento nella maggior parte dei casi, e ci permette di allertare, mettere in moto i sistemi di contact tracing previsti dalla regione e dall'ISS. Chiaramente il requisito principale, vi ho detto all'inizio, che il virus, tutti i virus RNA, ma SARS-CoV-2 in particolare, sono virus che mutano tantissimo. E SARS-CoV-2 muta anche lui, un po' meno degli altri virus RNA, però qual è l'aspetto fondamentale? È che di varianti ce ne saranno di continuo, cioè le varianti virali ci sono. Esistono. Quindi un test di secondo livello di questo tipo deve tener conto della flessibilità nell'introduzione di nuove sonde per rilevare nuove varianti. E su questo il nostro laboratorio sta già lavorando da tempo e ci lavorerà ancora chiaramente per fornire una risposta apprezzabile, importante e rilevante da un punto di vista clinico in tempi brevi. Il monitoraggio però attivo dell'insorgenza di varianti virali si deve appoggiare tassativamente anche su un altro approccio, che è l'isolamento virale. Ora, anche questo è un approccio che esula dalla routine ospedaliera diagnostica. Quindi questo è un approccio che può essere effettuato solo in centri specializzati come il laboratorio del professor Massimo Clemente, in cui c'è un livello di biosicurezza di tipo 3 in cui si possono maneggiare dei patogeni di questo tipo. Perché facciamo l'isolamento virale? Facciamo l'isolamento virale già da anni anche con altri virus, ma il 27 febbraio scorso l'abbiamo isolato anche nel nostro laboratorio. Questo tipo di test viene fatto perché? Perché, come vedete dalla diapositiva, avendo il virus in mano, riusciamo a valutarne l'effetto in vitro, ovviamente. Questo ci permette di fare cosa? Di testare farmaci in fase di ricerca, chiaramente. Ci permette di valutare, entro certi limiti, chiaramente lavoriamo nel sistema in vitro, il drug repurposing, quindi utilizzare farmaci già noti e vedere se possano avere un'attività sul virus, ma per quello che riguarda la variante virale, l'isolamento virale e il testaggio fenotipico è un qualcosa di fondamentale. Perché? Perché ci permette, signori, di correlare un dato di sequenza, quindi che deriva dall'analisi di sequenza, a un dato fenotipico. Cosa significa? Ci permette di dire se quel determinato isolato clinico è in grado di essere neutralizzato dagli anticorpi presi ad esempio da un paziente infettato o vaccinato. Quindi
Ripeto, questo è un qualcosa che si fa in centri altamente specializzati, non si riesce ad effettuare in tutti gli ospedali e in tutti i centri di ricerca, ma è un qualcosa che combinato alla diagnostica ospedaliera può portare dei risultati e può essere molto informativo per quello che è l'implementazione della nostra conoscenza sulle varianti virali. La valutazione fenotipica è, come vi dicevo, importante quanto. È importante per valutare la risposta immunologica, in questo caso sierologica, in questo caso di pazienti infettati. Nicola, dovresti concludere per favore, perché sì. Se vogliamo mantenere un minimo di discussione poi finale, perché certo. A mezzogiorno dobbiamo... Certo. E è importante per valutare la risposta ai vaccini in soggetti vaccinati. Vi voglio lasciare con degli esempi. Questo è uno studio pubblicato sul New England Journal of Medicine in cui c'è un soggetto immunocompromesso infettato per 152 giorni che è deceduto anche dopo trattamento con Remdesivir e Regeneron. Cosa vogliamo vedere in questo caso? Vogliamo vedere che in questo paziente hanno trovato, focalizzandoci sul Regeneron, che è un cocktail di monoclonali, hanno trovato nel virus che continuò a replicare in questo paziente fino al giorno della morte delle mutazioni che permettevano al virus di sfuggire alla presenza del Regeneron. Quali sono quindi, la domanda vera è, quali sono i serbatoi delle possibili varianti? I pazienti, si sente parlare di pazienti immunocompromessi, ma perché? Non tanto per quello che riguarda l'immunocompromissione, verosimilmente, ma perché sono serbatoi ideali per il virus, nel quale il virus può permanere per lungo tempo, quindi avendo tutte le chance di mutare, in presenza o assenza di una pressione selettiva esercitata da un possibile intervento terapeutico. Concludo in modo rapido, facendo cenno a quali sono le varianti che ad oggi conosciamo, ad alcune di queste varianti. La spagnola, di cui non si parla più, ma è quella predominante in Europa, che è da quest'estate che ha iniziato a circolare in Europa, che chiaramente ha avuto un impatto su quella che è la fitness virale e quindi riesce a trasmettersi. La UK, che è la inglese, che è la più contagiosa delle varianti precedenti, e questo gli ha portato un vantaggio in termini di fitness e ne ha aumentato la trasmissibilità interumana, e questo è stato già descritto, anche da un punto di vista molecolare, e questo deriva da una mutazione singola, che è quella che vedete, N501Y. La sudafricana, che prima di concludere è quella su cui vorrei spendere una parola in più, è anche chiamata variant of concern, quindi una variante di cui la comunità scientifica si sta preoccupando, porta tante mutazioni, anche alcune descritte per quella inglese come la N501, ma una mutazione in particolare, la E484, proprio sulla spike del virus, che grazie a esperimenti in vitro è stato visto che sieri di soggetti con Covid, con anticorpi anticoronavirus, e sieri di soggetti vaccinati che hanno risposto alle vaccinazioni hanno un'attività neutralizzante inferiore contro questa variante. Ora, ed è così per quella brasiliana, vedete la mutazione in questione, quella in giallo, e questo è un anticorpo che fa legare l'RBD del virus proprio in corrispondenza della mutazione. Il discorso delle varianti, e quindi ciò che si è apprezzato in vitro, la speranza e quello che potrebbe accadere in realtà, è che non abbia una correlazione così stringente con la complessità della risposta anticorpale che si può apprezzare in vivo. Quindi magari quel gap, quella riduzione di attività neutralizzante che osserviamo in un sistema artificiale, potrebbe non essere, e lo speriamo tutti, così rilevante in un soggetto, in una persona. Inoltre c'è da dire una cosa, i vaccini, come giustamente ricordava anche la professoressa Bonini, stimolano tanti sistemi, tante componenti del sistema immunitario che possono comunque contribuire alla protezione. Discorso diverso per i monoclonali, perché se il virus muta nel sito in cui viene riconosciuto da un anticorpo monoclonale, lo stesso monoclonale che era efficace prima potrebbe non essere allo stesso modo successivamente contro quella variante. Il caso del paziente che abbiamo descritto sull'immunità. In questo caso potremmo prendere in considerazione l'utilizzo di cocktail di monoclonali o monoclonali che abbiano caratteristiche diverse e riconoscano il virus in regioni più conservate, quindi meno variabili. Vi lascio dicendovi che di fatto per monitorare le varianti
quello che stiamo facendo è appoggiarsi il più possibile per darvi una pronta risposta su test di secondo livello basati su real-time PCR, quindi molecolari, i sequenziamenti della spike, soprattutto anche per casi di rilevanza clinica e che ci vengono segnalati dalle cliniche, e da un punto di vista di ricerca cerchiamo di implementare la clinica con tecniche di sequenziamento avanzate e isolamento virale per fare saggi fenotipi. Mi scuso per i lag, ringrazio tutti per l'attenzione, ma ho delle interferenze d'audio anch'io e sento un ritorno terribile della mia voce al momento. Grazie a tutti. Bene, grazie, grazie dottor Clementi. Non credo che abbiamo tantissimo tempo per la discussione, mi dispiace perché sono arrivate molte domande. Io cercherò di sintetizzarle per ciascuno dei relatori. Inizio dalla professoressa Bonini, ma chiedo a tutti risposte quasi telegrafiche, perché alle 12 dobbiamo interrompere il collegamento. Per la professoressa Bonini prevale la domanda di come si può, se si può, identificare una persona che diventa paziente per infetta con SARS-CoV-2 che rischia una infezione grave. Quali sono i caratteri distintivi di questa possibile evoluzione? Non è una risposta, non è una domanda semplice, ma sì, credo ho una risposta che non è però quella definitiva. In realtà la maggior parte degli studi immunologici sono stati fatti all'inizio sui pazienti convalescenti. Stiamo iniziando a studiare anche le fasi iniziali, accumulare dati anche su cellule nelle fasi iniziali. Vedete come siano diverse citochine che possiamo dosare, l'A6, l'interferon nel siero, nel sangue, e anche la quantità e i sottotipi di cellule presenti nel sangue che possiamo valutare e che cominciamo a vedere associati a determinati andamenti. Oggi ancora forse il dato più forte è la linfocitopenia, cioè quando il paziente arriva il giorno dell'ingresso con conte molto basso, a volte bassissime, di linfociti circolanti, noi sappiamo che abbiamo di fronte un rischio molto elevato di paziente grave e anche di mortalità. Bene, grazie. Per il dottor Locatelli c'è stato molto interesse sul tema del controllo dei vaccinati, sia pre-vaccinazione che post-vaccinazione, e anche su come interpretare questa indicazione ministeriale che invece ha chiesto di non proporre questo controllo a chi va verso la vaccinazione. Credo che la preoccupazione sia di tipo metodologico. Come si può vedere velocemente in una slide, esistono differenze delle caratteristiche dell'anticorpo, per cui abbiamo è necessario prima definire il metro di misura in modo tale da avere risultati comparabili. Esteso sul territorio nazionale questa cosa potrebbe dare più problemi che risposte, che informazioni. Ok, e invece per il dottor Nicola Clementi il tema delle varianti diventerà probabilmente sempre più sentito nel momento in cui aumenterà la quantità di persone che sono state o vaccinate o hanno avuto l'infezione naturale. Il virus avrà uno spazio ridotto per circolare. A quel punto, se vorrà infettare, dovrà cambiare. È quello il momento in cui rischieremo la variante che magari riesce a infettare anche soggetti già immuni? Questa non è una domanda, è la domanda, perché
è proprio questo, cioè tutto il sistema di controllo, di sequenziamento e di esecuzione di saggi fenotipici che abbiamo elencato poco fa è proprio volto a monitorare questa possibilità, perché come ho detto già dall'inizio e come molti virologi sanno, i virus mutano, i virus in RNA mutano, i coronavirus in particolare mantengono solo le mutazioni che sono necessarie, quindi un vantaggio selettivo esercitato dall'immunizzazione dei vaccini è un qualcosa da monitorare necessariamente per non farci trovare impreparati, e questo si riuscirà a fare solo implementando quelle che sono le strumenti diagnostici qualitativi e anche di tipo di diagnostica avanzata. È un qualcosa da valutare assolutamente ed è qualcosa che stiamo già facendo andando a guardare l'attività neutralizzante appunto anche dei soggetti vaccinati contro altre varianti virali. Assolutamente sì. Bene, quindi vaccinare rapidamente, vaccinare, ma vaccinare anche rapidamente, perché esatto. Se si ha la possibilità al virus di circolare mentre pone una pressione selettiva, è la migliore occasione che può avere per sviluppare delle varianti. È la chance migliore per il virus. Esatto. Bene, io credo che possiamo chiudere qui. Ringrazio tutti gli altri intervenuti e gli organizzatori per con qualche problema, ma siamo riusciti a portarla in porto questo webinar. Grazie a tutti. Grazie. Grazie.